Scusate, mi sono addormentato. Stavo per fare la preparazione, ma poi mi sono addormentato, per cui. E sorge nella mente che mette in pericolo me stesso e gli altri, la affronterò con determinazione senza tardare. Toti non monti e matà. Qua ci deve essere, c'è un errore nella scrittura, perché cioè, dovrebbe essere un'altra lettera, non quella che appare. Anche C'erano 15, sì. In all the in tutte le azioni, in action. C'erano 15. tutte le In all azioni, the action, that should be, sì. in tutte le 15 azioni, pagine. appena comincia l'azione, So, c'erano 15. c'è l'uncunto, In dice. all the actions. In tutte le C'è azioni, l'un conduct. in tutte le azioni, in C'è l'un conduct. Action. tutte Quindi, le all. azioni, in Quindi, in all the actions. tutte le azioni. In tutte le azioni, questo manca, questa cosa qua, in tutte le azioni. Vide. C'è. È la stessa cosa, anche questo non dice. No, non è diverso, è uguale, anche questo è uguale. Allora, qua
qua nell'inglese. Anche l'inglese qua dice la stessa cosa, manca, cioè in tutte le azioni, mancante, vuol dire appunto nel proprio continuo mentale, bisogna esaminare il proprio continuo mentale, vuol dire bisogna guardare con attenzione quello che sorge nel proprio continuo mentale, esaminare la mente, analizzare la mente. Guardare la mente, osservare la mente, quello che avviene. Il momento stesso in cui sorge l'afflizione, che mette in pericolo voi stessi e gli altri. L'affronterò. L'affronterò immediatamente, senza tardare. Che metto in pericolo me stesso e gli altri, affronterò fermamente e l'abbandonerò senza indugio. Quindi, vigile. Attento, l'affronterò fermamente e l'abbandonerò. Questo diventa anche la base per la base del successo. Questo è quello che uno deve fare, deve essere vigile sempre. Per avere successo uno deve fare questo. Qualsiasi azione io faccia, qualsiasi azione voi facciate, mangiare, camminare, sedersi, dormire, lavorare, qualsiasi cosa uno faccia, qualsiasi cosa voi facciate, dovete sempre controllare la mente. Sempre. Essere consapevoli di quello che succede nella mente, attenti a quello che succede. Quindi fare la pratica. Il modo di riconoscere la pratica è di ricordarsi, cercare di ricordarsi, di portare alla mente. Il ricordo del proprio continuo mentale, ricordare cosa succede, ricordare Tan Shin ed avere l'attenzione quando sorgono le afflizioni mentali, quando
con le afflizioni, le altre afflizioni che sorgono, le afflizioni che distruggono, che vi distruggono. Le afflizioni vi distruggono. Vi distruggono. Hanno già distrutto la vostra illuminazione. Da tempo senza inizio vi hanno impedito di ottenere illuminazione. E vi hanno impedito anche di ottenere la felicità ultima, che è la libertà dal samsara. Anche questo è già stato distrutto. E vi hanno impedito di ottenere questo, da questo, da rinascita senza inizio. Non vi hanno permesso questo. Non vi hanno permesso questo. E anche fino ad ora è successo così. Non avete, non siete neanche liberati dal samsara, ok? Proprio come ha fatto Guru Shakyamuni Buddha, era in samsara, era una samsara, è come siamo noi adesso, e aveva tutti quanti gli stessi problemi che noi abbiamo. Stessa cosa, identico però. La differenza è che lui ha cambiato la sua mente. E lui ha cambiato la sua mente, ha lasciato andare l'io, l'egoismo, e si è preso cura degli altri. Ma in Occidente, lasciare andare l'io, allora cosa fai? Allora non hai la vita. Se non ti prendi cura di te, allora che cosa fai? In Occidente, lo scopo principale è quello di prendersi cura dell'io per il proprio successo, di prendersi cura dell'io. E diventare l'io che diventi il più famoso nel mondo, ancora meglio di tutti quanti gli altri, meglio di Lady Gaga. Meglio di Lady Gaga. C'è qualcuno più famoso, più famoso di Lady Gaga? C'è qualcuno che è più famoso di Lady Gaga? C'è qualcuno più famoso? Eh? Sì? Non ho capito dal pubblico. Studente ha detto qualcosa, ma boh. Ah, Donald Trump, qualcuno ha detto. Ripoceride, naturalmente. In Occidente, lo scopo principale è proprio quello. Sembra che sia così. Di diventare il più famoso del mondo. Diventare famoso del mondo. E tutto quanto si fa per l'io. Così, per quello. Si fa per l'io. Invece di fare di lavorare per l'illuminazione, anziché di lavorare per l'illuminazione, anziché di lavorare per la liberazione dal samsara, anziché fare questo, di lasciare andare l'io. Allora cosa si fa? Allora, lasciare andare l'io, prendersi cura degli altri. In Occidente sembra che questo sia, non sia vita, è come essere morti, è come essere morti, non c'è più la persona, se non c'è l'io non c'è più la persona, non c'è più la persona, non c'è più l'essere, io. Me.
Cioè, Shakyamuni Buddha era esattamente come noi, però lui ha cambiato la sua mente. Ha lasciato andare l'io e si è preso cura degli altri che sono innumerevoli esseri senzienti, ogni essere senziente negli inferni, negli spiriti famelici, negli esseri, negli animali, esseri umani, sura, asura. Non ha lasciato fuori neanche il più piccolo degli insetti, si è preso cura di tutti quanti. Li ha considerati come la cosa più importante di cui prendersi cura. E a causa di questo lui ha ottenuto l'illuminazione prima di noi. Quello è semplicemente un esempio, questi sono innumerevoli altri esseri senzienti che hanno ottenuto l'illuminazione, ottenuto lo stato di illuminazione prima di noi, anche se prima erano esattamente uguali a noi, esattamente uguali a noi, però noi siamo ancora nel samsara e non ci siamo ancora liberati. Anche questo non è ancora successo. Perché? Non è ancora successo perché siamo ancora per cui vedete ancora, al di là di questo, chi è che distrugge la vostra illuminazione ancora? Chi è che distrugge la vostra illuminazione ancora? Adesso? Adesso e nel futuro? Sempre, continuamente? La liberazione dal samsara, la felicità ultima che non vi permette di ottenere questo, che lo distrugge. Non solo, vi distrugge la vostra felicità, la vostra per vite, non una vita, per centinaia di migliaia, miliardi di vite, vi distrugge completamente,
la vostra felicità, delle vite future, delle vite future. E non vi permette di ottenere una rinascita umana nelle vite future o una rinascita come essere umano, come Deva, nelle vite future, e dove voi potete incontrare il Dharma e praticare il Dharma, ottenere le alte realizzazioni, ottenere compresa l'illuminazione, lo stato di Deva, la rinascita come Deva. È veramente incredibile, incredibile. No, è incredibile non poter ottenere questo. Quindi non potete ottenere quello. Non potete ottenere neanche la felicità di questa vita. Ottenere le realizzazioni. Anche le felicità di questa vita. Le varie realizzazioni. Non potete ottenere le realizzazioni e comprendere il Dharma. Questo blocca la comprensione del Dharma di realizzare. Al di là della realizzazione, poi al di là anche blocca, oltre alla pratica, blocca non solamente la pratica, ma anche blocca il poter capire il Dharma, perché oscura la mente sempre, continuamente. Oscura il continuo mentale in quel modo. Per cui voi siete il vero nemico, le afflizioni, voi siete il vostro nemico. L'allucinazione è proprio quella, no? L'attaccamento, il vostro attaccamento. La vostra che mi il mio nemico che mi ruba le cose, mi sta. Se invece c'è qualcuno che vi accarezza, vi fa le carezze, che vi tratta bene. Il vostro attaccamento a queste cose qua, no? Volete qualcuno che vi. Qualcuno che vi protegge, qualcuno vi ame, che si prende cura di voi, qualcuno che vi protegge. Io penso che il vostro attaccamento è così. Voi pensate che vi ami, mentre invece dietro. In realtà non vi sta sostenendo, non vi protegge, la rabbia non vi protegge, questa è una totale allucinazione. Voi pensate così, pensate proprio così, da rinascite, da vite senza inizio. Per cui il continuo mentale. Il continuo mentale, ci sono 6 coscienze principali e 51 fattori mentali. I fattori mentali che oscurano sono l'attaccamento,
ve lo descrivo, è ciò che oscura la mente, anziché di illuminare la mente, anziché illuminare e risvegliare la mente, è completamente l'opposto. Oscura la mente, è completamente, mette un velo sulla mente. Metti un velo sulla mente. Per esempio, il fiore che noi vediamo, questo è un esempio. Per esempio, il fiore ci appare come permanente, ci appare permanente senza pensare a livello convenzionale, senza pensare al convenzionale, la realtà convenzionale, senza pensare alla realtà convenzionale, senza pensare a quello, ciò che succede, quello che è il concetto della permanenza, quello che ci fa è che ci fa apparire le cose come permanenti. E crediamo a quello, crediamo che siano permanenti, che durature, questo concetto che oscura completamente la mente, oscura la mente, oscura la mente anche da quella che è la natura convenzionale, la verità della natura, è già la verità per la mente completamente oscurata, la natura dell'impermanenza, che sono appunto la natura dell'impermanenza. E questo concetto oscura ci impedisce di vedere l'impermanenza che avviene giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, secondo dopo secondo, e anche addirittura nella frazione di un secondo. C'era per esempio una macchina fotografica, quando si preme il bottone, con un secondo, anche con una frazione di secondo, anche una frazione di una frazione di un secondo, cambia.
cambia secondo, attimo dopo secondo. Quella è la natura convenzionale, è la natura convenzionale che non rimane neanche per un attimo, non, che è una cosa che non si nota. E quello che voi notate è soltanto quando c'è un grande cambiamento, per esempio cambiamento del colore o che le cose diventano più scure, come le rose diventano cambiano colore, quando c'è proprio un cambiamento da rosa diventano più scure. In quanto guardiamo ad un fiore, non vediamo la natura convenzionale del cambiamento che avviene attimo dopo attimo, che non si ferma mai, non si ferma mai. E questo concetto interferisce nel vedere anche la natura convenzionale, particolarmente poi impedisce di vedere la natura ultima dei fenomeni, però anche ci impedisce di vedere la natura convenzionale. Quindi vedete, la natura ultima dei fenomeni, la realtà ultima è la vacuità. Interferisce anche di vedere quello, la natura ultima della realtà, che è la vacuità, la verità ultima, che il vero fiore, il vero fiore bello, la vera rosa, il vero fiore, la vera rosa, non c'è assolutamente, non c'è neanche un atomo di quello, è completamente vuoto lì, proprio da dove appare, che sembra proprio lì è vuoto. Però non stiamo dicendo che non c'è il fiore, non si dice che non c'è il fiore, c'è il fiore. Il fiore c'è. Non si sta dicendo che non c'è il fiore, c'è il fiore. Se voi comprendete, la conclusione della definizione del fiore come l'io, la definizione, no? Non c'è l'azione dell'io, non c'è l'oggetto, non c'è felicità, non c'è sofferenza, non c'è samsara, non c'è nirvana. Non c'è illuminazione, non c'è inferno, non c'è virtù e non c'è non virtù. E in questo modo c'è il rischio di cadere nel nichilismo. In quel caso, allora cadete completamente nel nichilismo. In quel caso, allora per quale motivo? Perché lavorate? Allora perché andate all'università? Cercate di studiare dall'asilo fino all'università, andate a scuola. Per quale motivo fate il cibo? Per quale motivo avete la casa? Per che cosa? Per quale motivo avete bisogno dei genitori se non esistono? Per quale motivo? E questi tutti quanti gli errori sorgono da quello. Voi pensate così, non fate niente, pensate che non esista nulla. C'è il fiore, ma che cos'è il fiore? Generally, in the matter,
Se non avete studiato Maya Mika, non potete sapere. Quello che voi credete è un'allucinazione. Quello che voi credete non c'è una tale cosa. Quindi che cos'è il fiore? Il fiore è un fenomeno estremamente sottile. Normalmente non pensate a questo. Normalmente non pensate a questo. Normalmente voi pensate, normalmente pensate quello che voi pensate. Normalmente quello che voi pensate non esiste. Quello a cui pensate non esiste. Quello che voi pensate, quello che sentite non esiste, però quello che voi che esiste è il vero fiore, proprio lì, da lì. Il fiore esiste da lì, il vero fiore, solo quello. Però in realtà quella è una totale allucinazione. Come, come appunto una preghiera, come un sogno, come un miraggio. Ci sono tantissimi esempi come quello, che è quel vero fiore che non potete trovarlo. Non lo riuscite a trovare né sulla base, su quella base che noi chiamiamo fiore, e neppure da nessun'altra parte nel mondo. Nell'universo, da nessuna parte riuscite a trovare il vero fiore. Se lo cercate, 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 non lo potete trovare da nessuna parte. È come se non esistesse. Quindi, il vero fiore. In relazione alla base, in relazione alla base, c'è una base una forma, il colore. Così tantissime cose. La forma, la cosa principale è la forma. E sulla base, su quella base, prima voi vedete quello. Prima vedete la base, la forma. E dopo che avete visto questo, allora la mente sorge, la mente che fa e crea l'etichetta fiore. Crea l'etichetta fiore. Così la mente crea l'etichetta fiore. Quindi la mente, vedendo prima la base, la forma, allora vedete che la mente come prima ragione è che vede la base, poi la seconda, la mente che vede quella base, mette l'etichetta, la mera etichetta fiore, e etichetta soltanto il fiore, mette l'etichetta, il solo nome. E così il fiore esiste, ma che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? È quello che è. Che cos'è? È un qualcosa di estremamente sottile.
estremamente sottile, un fenomeno estremamente sottile. La base è, se la base è il fiore, allora per quale motivo bisogna chiamarlo fiore sopra il fiore? Non c'è ragione. Mettere la stessa etichetta sulla base che è fiore. Ah, quindi, se gli aggregati fossero l'io, allora, e poi date l'etichetta io sull'io. Io sull'io diventa un io sopra l'io diventa infinito. Questo è un modo breve per di capire gli svantaggi, i pericoli di questo. E poi, vedete, gli aggregati e l'io, e oltre a quello c'è il, al di là di questo ci sono gli aggregati e l'io è il possessore, per cui sono come due io, sono due fenomeni diversi, uno è il possessore, uno sono ciò che è posseduto. Per esempio la casa è il vostro possedimento e siccome è il vostro possedimento, allora voi siete il padrone della casa. Ok? E questo diventa completamente una follia. Se il possessore che siete voi, siete anche i possedimenti, cioè. Quindi, qua è diverso, no? Non sono diversi. Non sono diversi, però sono due fenomeni. Cioè, l'io è colui che possiede e gli aggregati sono ciò che è posseduto. Cioè, quindi sono due io, sono due fenomeni diversi. Quindi il fiore è taccio, ciò che è etichettato. Il fiore è taccio, ciò che è etichettato, che è la base del fiore, è Dakshi. La base del fiore, la forma, quella cosa. Quindi le basi di ciò che devo essere etichettato, le basi che devono essere etichettate, il fiore è ciò che è etichettato. La base che viene etichettata e ciò che è etichettato sono due fenomeni diversi. Non sono separati, ma sono due fenomeni diversi. Ok? Quindi la base e l'etichetta. La base che deve essere etichettata, Dakshi, e il fiore stesso, che è Takcho, che è il fenomeno che viene etichettato, ciò che è etichettato. Sono due fenomeni diversi. Dovete realizzare, dovete comprendere questo, che sono due fenomeni diversi. Sono due fenomeni diversi. Bisogna, per comprendere l'allucinazione, per realizzare, per comprendere la vostra visione, la vostra il modo come il fiore vi appare e come voi credete che esiste, per riconoscere, è una totale allucinazione, gaggia, ciò che deve essere l'oggetto di negazione, per comprendere, dovete comprendere la base che deve essere etichettata fiore
e il fiore che è l'etichetta, sono due fenomeni diversi, non sono separati, ma sono due fenomeni diversi. Dovete comprendere questo. Questa è l'allucinazione. Dovete comprendere, realizzare la vostra allucinazione. È come il fiore vi appare, è come è reale dalla sua parte, reale dalla sua parte, e che diventa un tutt'uno con la base che deve essere etichettata, o come Sua Santità dice delle volte, dice dentro a quello. Così, in quel modo, come il tavolo dentro al tavolo, e come il tavolo dentro alla base del tavolo. E quindi, così, quindi la realtà, ultima del fiore è molto, molto sottile, molto sottile. Non c'è niente dalla sua parte. Non c'è nulla dalla sua parte. Neanche un atomo di esistente dalla sua parte. Sì, esiste, ma esiste come mero nome. Esiste come mero nome. E questa è la cosa più difficile da realizzare, di realizzare la vacuità. È la cosa più difficile. Ci sono molti meditatori famosi non possono vedere, per esempio, il fiore o l'io che esistono nella via di mezzo, privi di nichilismo, che nulla esiste, o dell'eternalismo, che esistono dalla loro parte, che credono che sia vero, completamente esistente dalla sua parte. Se voi credete che esistono veramente, vabbè, dalla loro parte, allora quello è il cadere nell'eternalismo. Quindi la via di mezzo, privi della vera, di vera esistenza, privi della vera esistenza, quindi la via di mezzo, priva dei due estremi. Quindi questo fiore non esiste, non esiste veramente, non esiste veramente, veramente non esiste. In tibetano Denpa Mepa, veramente non esiste. Perché? Perché è originato dipendentemente dendron. Qui si parla non la origine dipendente grossolane, ma l'origine dipendente sottile.
Quindi il fiore non esiste veramente e quello elimina la visione dell'eternalismo. E siccome è originato dipendentemente, questo elimina la visione nichilista, che non esiste. Il fiore non esiste o elimina quella visione del fiore, non esiste. Perché è dipendente, è in relazione alla base che deve essere etichettata fiore, la base, la forma, è in relazione a quello, quindi vedendo quello, la mente che vede quello, la mente che vede quello, crea l'etichetta fiore, per cui è meramente etichettato fiore. Quindi da questo fiore rosa, quello non viene prima della base, perché senza vedere la base non potete dire che c'è un fiore, un fiore che è la rosa. Senza vedere la base non si può dire che c'è una rosa, a meno che voi non abbiate la chiaroveggenza. Senza vedere la base non potete dire, senza vedere la base, senza la base, che è dakcho o il fiore che deve essere etichettato dakcho, non esiste prima della base. Dire che questa è la rosa, devi vedere prima che c'è la base. Senza non puoi conoscerlo, devi vedere la base. Per cui il resto del fiore non viene prima di vedere la base. Daccio, non riuscite a vedere prima di vedere la base. E anche questo è un fiore, una rosa. Daccio non viene insieme alla base, non viene insieme alla base, non viene insieme alla base. Se venissero insieme, allora potrebbe essere veramente esistenti la vera rosa, ma quindi non vengono insieme, non viene insieme alla base. Molte persone magari possono pensare che vengono insieme. È più facile pensare che vengono insieme. È più facile pensare in quel modo, senza controllare, analizzare molto. Però quando se viene la domanda, allora la mia domanda è: che cos'è che fa sì che la mente decide la rosa? Che cos'è che nella mente decide fiore? Prima bisogna vedere la base. Se non dovete vedere la base per il fiore, allora qual è che fa decidere la mente di mettere quella base? Cos'è che fa decidere l'etichetta? Perché dovete vedere la base? Dovete vedere la base. Se avete visto la base, allora non ci sarebbe modo di poter creare l'etichetta fiore. Quindi,
bisogna vedere il fiore, bisogna vedere la base. Ci sono molte persone che vengono, vengono a vedere padre, madre, fratelli, sorelle. Molte persone vengono dentro, voi vedete la forma di vostra madre, di vostro padre, di vostro fratello, vedete la faccia, vedete tutto l'insieme, vedete tutti quanti i vari aspetti, la figura del volto delle persone. Quindi quello che voi conoscete, quello è mio padre. Quando voi che conoscete prima di tutto voi vedete, lo vedete. Dopo la mente che vede quello, vede quel particolare aspetto, quel particolare aspetto del corpo, quel particolare volto. Allora, quella mente etichetta, quello è mio padre, quella è mia madre, questo è mio fratello, questa è mia sorella. Ok? Vedete, quindi cos'è che fa decidere la vostra mente quell'etichetta? Beh, prima è vedere prima la base, prima bisogna vedere la base. Dovete prima di tutto vedere la base. Se non c'è la base, non vedete la base, allora la mente crea l'etichetta. Allora la mente può creare l'etichetta, dare l'etichetta. Ecco come viene meramente etichettata la mente. Madre, padre, fratello, sorella. E così la stessa cosa per il fiore. Insieme la base e l'etichetta non vengono insieme, non vengono insieme. La base e l'etichetta non vengono insieme. Prima bisogna vedere la base prima. E poi, dopo che si è vista la base, allora si vede il fiore, la rosa. Non si mette l'etichetta alla rosa. Non viene in esistenza prima della base. Non viene e non viene insieme alla base, viene dopo la base. Quindi vedete, è molto logico, è molto scientifico, molto logico. Vedete? Quindi la base, qui gli aggregati, i cinque aggregati, no? Del corpo, questa è la base, quella è la base, quella è la base. Per essere etichettata padre, madre, fratello e così via. Quindi, padre e madre sono meramente etichettate, le etichette vengono dopo. Così si può fare differenziare su quella base sulla base possiamo differenziare, non sono due fenomeni diversi, sono due fenomeni diversi e che non vengono insieme, la base e l'etichetta sulla base, però l'etichetta si può venire soltanto dopo che si è vista la base. Così la stessa cosa, l'attaccamento non ci permette mai, mai di vedere queste cose, ci oscura completamente da riuscire a vedere questo. Ci confonde completamente, ci impedisce di vedere la natura ultima, oscura la mente completamente. Così la stessa cosa con l'io, con l'io in relazione al corpo. Vedete? In relazione al corpo. Potete vedere, ho usato il fiore come esempio, però potete usare anche il corpo, che è della natura dell'impermanenza. E il vostro corpo, il vostro corpo e il corpo di qualcun altro sono della natura dell'impermanenza, sia grossolano che sottile. Quindi l'attaccamento oscura la mente. Il vostro continuo mentale non permette al vostro continuo mentale di vedere la natura dell'impermanenza, l'impermanenza che avviene giorno dopo giorno, ora dopo ora.
minuto dopo minuto, secondo dopo secondo, l'impermanenza che avviene secondo dopo secondo, nella frazione di un secondo, l'attaccamento completamente, l'attaccamento fa pensare completamente che le cose sono, che non cambiano, che sono permanenti, ed è esattamente l'opposto di quello che è la natura della realtà convenzionale. E quindi ancora la natura ultima, figuriamoci, proprio no, non c'è proprio modo di poterla riconoscere, non c'è modo. Ed ecco perché tutto questo diventa la causa del samsara, le cause di rinascere nei reami inferiori, nel samsara continuamente, e diventa così una catena che vi lega al samsara continuamente, continua il ciclo della morte e della rinascita della rinascita senza inizio nei sei reami, un reame dopo l'altro, sempre continuamente, fino ad ora. E poi si sperimentano, non soltanto si sperimentano, un sacco di sofferenze, oceani di sofferenze in ogni reame, bah, 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 bah. Oh. Così non ci si riesce a liberare. Così, proprio così. L'attaccamento è veramente una malattia cronica che sperimentiamo da tempo senza inizio, che non si conosce in Occidente, non è ancora stato scoperto in Occidente, che è una malattia cronica che stiamo sperimentando da rinascite senza inizio. In questo uso l'esempio come la rabbia, l'ignoranza, che sono la radice del samsara, l'attaccamento, l'ignoranza, anche quindi l'attaccamento a questa relazione, a questo corpo, è così completamente una totale allucinazione, è completamente qualcosa di diverso. La mente che così nella ciò che è della natura di sofferenza, il corpo che è della natura della sofferenza, questo corpo che è completamente della natura della sofferenza, sofferenza del dolore, la sofferenza del cambiamento. Anche questi punti, i piaceri temporanei del samsara sono in realtà della natura del cambiamento, perché se, mentre la felicità del Dharma è una felicità continuativa, quando la si sviluppa, non è un piacere samsarico, ma può svilupparsi sempre di più, non è della natura della sofferenza. E quindi queste due vengono dalla sofferenza onnipervasiva degli aggregati compositi. La sofferenza onnipervasiva degli aggregati composti vuol dire che tutti quanti gli aggregati, come dice Sua Santità Dalai Lama, sono completamente sotto il controllo delle afflizioni del karma. E sono completamente pervasi dalla sofferenza che è la causa di quello. Quindi non c'è, questo non è ancora stato scoperto in Occidente, gli scienziati non hanno ancora scoperto questo. Quindi è scientificamente provato col buddismo che stanno scoprendo sempre più cose e continuamente, anno dopo anno, trovano qualche cosa, qualcosa di nuovo che prima non avevano, che le cose che sono che le scoperte precedenti non sono vere. Quindi gli scienziati hanno fatto molte di questi tipi di scoperte, per cui si avvicinano sempre di più vicini al buddismo,
proprio le varie religioni nel mondo. Fra le religioni nel mondo, ci sono tantissime religioni nel mondo, nelle varie religioni, però ciò che non hanno ancora trovato, naturalmente, e si avvicina sempre di più, è il buddismo. Solo il buddismo che sta avvicinando sempre di più, gli scienziati si avvicinano sempre di più al buddismo, perché quello che credevano precedentemente adesso è sbagliato, poi piano piano si avvicinano sempre di più al buddismo. E questo è quello che dice Sua Santità, questo è quello che ho sentito. Ed è quello che Sua Santità sta facendo in questi ultimi 30 anni, sono 30 anni, che sta facendo molte conferenze, discussioni con gli scienziati sull'Oreg, i fattori mentali, con gli scienziati, e anche appunto si analizzano, fanno conferenze analizzando. Comunque, adesso studiano la scienza anche nei monasteri, oltre alla filosofia buddista, imparano e studiano anche la scienza nei sei monasteri principali, a Seragada e Drepung, e stanno studiando nei sei monasteri, stanno studiando, hanno cominciato anche loro a studiare la scienza, e quindi hanno diversi esami oltre dalla filosofia buddista, ma prima avevano soltanto la filosofia buddista, adesso hanno gli esami anche sulla scienza. Quindi gli aggregati, corpo e mente, sono della natura della sofferenza, onnipervasiva degli aggregati composti. Questo vuol dire che sono contaminati, possiedono il seme delle afflizioni mentali e del karma, che è il seme delle afflizioni, il karma, è il seme delle afflizioni mentali e del karma è contenuto lì negli aggregati, da quel seme sorgono ancora altre ulteriori afflizioni mentali, e quindi da lì la sofferenza. Da lì sorge la sofferenza ancora, le afflizioni ancora un'altra volta, quindi la sofferenza composta dal seme, c'è cioè questa sofferenza composita, quindi che compone anche tutta la sofferenza delle vite future, non soltanto di questa vita, dovete realizzare, e questo è veramente molto importante, e questo dovete realizzare questo. Questa è veramente una meditazione molto importante, la meditazione più importante. E quindi da lì tutte quante le altre sofferenze salgono, fino a che non siete completamente liberi dalla sofferenza onnipervasiva. Se voi sarete liberi completamente da quella, allora sarete completamente liberi dalla sofferenza. La sofferenza, sofferenza e cambiamento, sofferenza. Tutte le sofferenze, delle malattie, del dolore, tutte quante, finché non c'è questa realizzazione, pensate che ci sia il vero piacere, ma che non dura a lungo, non è una vera felicità, non dura sempre, quindi non dura sempre, cambia, si trasforma, diventa sofferenza.
E quindi No, that's no essence. non c'è essenza. Le sofferenze, la felicità samsarica non ha essenza perché in realtà si trasforma nell'insofferenza. Non è come la felicità ultima, la totale liberazione dal samsara, con tale liberazione dalle sofferenze del samsara, quindi come con tale liberazione da samsara, dalle sofferenze samsara. E quindi non è come la felicità samsarica. Poi ancora la stessa cosa. Per esempio, come un piccolo esempio, come la Mason K ha spiegato nella Ramrin Chenmo, il corpo degli esseri, il corpo che viene esposto al sole è molto caldo. Questo noi ci sentiamo veramente molto caldo e quindi ci si butta nell'acqua fresca, per esempio alla spiaggia, o nella piscina o cose del genere, e quello in quel momento lo chiamate piacere, ma alla base di ciò che voi chiamate piacere, in realtà è un'altra sofferenza che comincia. Perché una sofferenza si è interrotta da grande e è diventata piccola, l'altra sofferenza da grande è diventata piccola e l'altra sofferenza sta cominciando da piccola a grande. Quella sensazione la chiamiamo piacere. Questi sono i piaceri samsarici. Così. Tutti quanti il resto dei piaceri sono esattamente così. Se voi analizzate, è proprio così. Se voi analizzate bene, è proprio così. Per cui, ancora un'altra sofferenza. Una sofferenza si interrompe da grande a piccola e poi come essere nel caldo, quindi un'altra sofferenza comincia da piccola a grande e diventa freddo. Diventa sempre più caldo, sempre più, e poi la sofferenza diventa la sofferenza del dolore. Dopo un certo periodo la sofferenza aumenta e diventa la sofferenza del dolore. Così, allo stesso modo, quando voi mangiate, dopo mangiate del cibo, quando avete fame, quando voi mangiate il primo boccone di cibo, allora la fame si interrompe, da grande diventa piccola. E poi la difficoltà è che si comincia ad avere una sensazione di scomodità, c'è cioè la sensazione di lo stomaco che diventa pieno, lo stomaco comincia da piccola, veramente una cosa impercettibile, da poco, piano piano, man mano che si continua a mangiare, questa sofferenza aumenta, aumenta, aumenta e presto o tardi diventa la sofferenza del dolore, perché aumenta, aumenta il disagio, perché piano piano la sofferenza del dolore aumenta sempre di più. E quindi
un'altra sofferenza si è interrotta da grande a piccola, e l'altra sofferenza da pochissimo, da piccolissima, quasi impercettibile, comincia a crescere. E quello è quella sensazione, è quello che noi chiamiamo piacere, quella è la base che noi etichettiamo piacere. E da lì piano piano la sofferenza del cambiamento, questa è la sofferenza del cambiamento, e piano piano si trasforma nella sofferenza della sofferenza, e tutti quanti i piaceri sensoriali sono così, esattamente così. E quindi quello che succede è che voi non notate queste cose qua, però ciò che chiamate piacere lo etichettate nella vostra mente, l'etichetta piacere, e cambiare il sentimento è quello che voi chiamate. Voi non sapete che il piacere è veramente etichettato dalla vostra mente, non notate quello, non sapete quello, anche se etichettato dalla mente, anche etichettato dalla vostra mente, non lo sapete. Il piacere è semplicemente, viene soltanto, sembra che sembra venga dalla sua parte, completamente viene dalla sua parte, viene completamente dalla sua parte, viene dalla sua parte, per cui anche se uno nota è etichettato dalla mente, nella scuola saltante come di amica, etichettato dalla mente come se esistesse dalla sua parte, e quindi è perfetta completamente gaccia, l'oggetto che viene, deve essere negato dai filosofi della scuola prasangika Kangupa, esattamente gaccia, completamente che esiste Sautantica, l'oggetto di relegazione di Sautantica, che non è meticamente, non è meramente etichettato dalla mente, ma c'è come se ci fosse qualcosa dalla sua parte. Ecco, quello è una totale allucinazione, è una totale, quella è la cosa più sottile. Allora, quello è gaccia, non meramente etichettato dalla mente, e non meramente etichettato dalla mente, e quello è esattamente non meramente etichettata la mente. Allora, quella è esattamente l'oggetto di negazione gaccia della scuola madhyamika prasangika, l'oggetto di negazione nei sensori realizzati che quello è vuoto, è come è in realtà vuoto. Allora lì vedete la vacuità della scuola prasangika, quella è, quello è ciò che voi avete bisogno di eliminare, e che è ciò che aiuta a eliminare l'ignoranza del samsara, cioè che è la radice del samsara, cioè qualcosa che esiste dalla sua parte, non deve essere, è qualcosa come veramente dalla sua parte, come se ci fosse qualche cosa da quella parte, dalla parte dell'oggetto, qualcosa di vero, quindi non meramente etichettato alla mente. Quello è ciò, è esattamente, è l'oggetto non erroneo di negazione che bisogna realizzare, che è vuoto come in realtà è vuoto. È solamente quello, soltanto quella vacuità può eliminare la radice, la vostra radice del samsara. Okay? La sofferenza che stiamo sperimentando da rinascita senza inizio è proprio causata da quello. Ok? Ecco quello che noi chiamiamo l'ignoranza, quella saggezza che è l'opposto, completamente l'opposto, è completamente l'opposto all'ignoranza, è completamente opposto all'ignoranza, completamente opposto all'ignoranza. La radice del vostro samsara, l'oceano di sofferenza dei sei reami, la radice del vostro samsara, potete eliminarlo completamente, può essere eliminato completamente,
E quindi in questo modo, sviluppando questo, possiamo vedere questo, possiamo vedere in permanenza e così via. Quindi in questo modo sarete completamente liberi da tutte quante le afflizioni mentali, dal karma, e così potete purificare completamente il vostro continuo mentale, sarete liberi da tutte quante le sofferenze e il vostro continuo mentale potrete ottenere il nirvana. E allora quello è ciò che... Quello potete chiamare piacere. Voi non sapete che è etichettato dalla vostra mente, è meramente etichettato dalla vostra mente, non avete assolutamente idea di questo. E quindi questo viene orna le impronte negative lasciate nel vostro continuo mentale da tempo senza inizio, nel vostro continuo mentale, queste ornano, proiettano. Queste ornano, quelle proiettano il meramente etichettato piacere, quello che è, però viene decorato, viene proiettato come reale, come vero piacere. Come questo, viene proiettato il vero piacere. E quindi, e così vi attaccate, generate attaccamento verso quello. Così sorge, perché voi avete questa ignoranza che si afferra a quello come al 100%, come se fosse vero, il vero completamente, l'ignoranza, la vostra radice della vostra ignoranza. E quindi la vostra ignoranza. E poi si crede. E quindi tutti quanti i piaceri del samsara sono esattamente così, sono dei fenomeni così, sono tutti quanti così. Quindi questi diventano, queste sono cause, continuano questa catena per voi che vi fanno continuamente rinascere nel samsara e soffrirne 6 reami. E così come avete letto, coloro che hanno letto il Lamrim, che conoscono, questo vengono proprio dagli insegnamenti del Buddha, dai sutra, bla bla bla, su quella base. Ecco, questo è quello che, per esempio, noi esseri umani, noi non sappiamo che la natura del samsara, sofferenza, non conosciamo che, non sappiamo che i piaceri, no? Quelli che noi chiamiamo piaceri sono in realtà della natura della sofferenza. Non sappiamo neanche, non sappiamo neanche, neanche, non conosciamo neanche le vere sofferenze che noi stessi stiamo sperimentando. Non conosciamo la sofferenza del dolore, la sofferenza del cambiamento, sofferenza anipervasiva, per cui viviamo questa cosa come una completa allucinazione, viviamo questa vita in un'allucinazione, continuamente completamente legati e completamente legati nel circolo di morte e nascita, di rinascere nei 6 reami di sofferenza. Da tempo senza inizio, quindi sto parlando riguardo sto parlando dell'attaccamento, sto parlando soltanto dell'attaccamento, così, questa è la mia descrizione. Questa è la mia descrizione. Non sto parlando soltanto dei problemi di questa vita, tutta l'idea proprio. È veramente incredibile, incredibile. E poi vedete, e poi c'è il rancore, la rabbia. Ho parlato della vacuità, e quindi quando voi conoscete la vacuità, allora voi sapete
ciò che è vero nella vostra vita, nel vostro mondo, ciò che è vero e ciò che è falso. Quindi così cominciate a comprendere, quindi su quella base, in questo modo riuscite a capire che non è vero che quello che voi chiamate piacere è una totale allucinazione, è soltanto sofferenza. E quindi loro vi svegliate, allora soltanto allora vi svegliate, ok? E quindi vedete la sofferenza. Ah, ecco, quello è veramente molto importante, molto importante. Prima di arrivare alla terza, la base, per quale motivo voi, perché c'è la base? Quindi c'è la base, su quella base si crea l'allucinazione, cioè come il sogno, quello che noi crediamo, il sogno, e quello che noi crediamo, una totale allucinazione è come un sogno. Una totale allucinazione. È come credere, credere che il sogno sia veramente vero. Credete che quello che vedete nel sogno è esattamente vero e credete che sia vero. E così, così quando vi svegliate, quando voi vi svegliate, siete svegliati e siete sposati con il presidente Trump. È possibile, no? È qualcosa che succede, no? È qualcosa che è successo. Non so. Comunque, è qualcosa che è successo. E vi svegliate e non è mai successo. E quello non è mai successo. Neanche un atomo di quello è successo. Quindi questo è esattamente quello che Buddha vede, ciò che gli Arya e Bodhisattva vedono. Questo è ciò che noi dobbiamo realizzare come, con la vacuità. Anche voi stessi, poi se utilizzate la vacuità, allora poi successivamente vedete la vacuità dell'io, vedete la vostra vacuità e così via. E così vedete che la vostra vita è come una totale allucinazione, quindi vedete voi stessi, vedete la vostra vita in questo modo. Vedete la vostra vita di prima come una totale allucinazione quando realizzate la vacuità. Questa è la base del terzo verso, della terza stanza che ho detto questo, che ho letto. Poi. Poi ho parlato della rabbia. Già bisogna di pulire, prima di spiegare riguardo alla rabbia, bisogna che pulisca il naso un poco. Quindi l'attaccamento, l'impermanenza, la sofferenza, l'attaccamento impedisce alla mente, oscura la mente, da realizzare il corpo e la natura del corpo, in particolare il corpo in generale. E poi ci sono dei
particolari cinque. Le cinque arti e poi ci sono tutte quante le altre parti e poi la parte del l'attaccamento impedisce vedere la natura del corpo come essere vuoto. Ci sono queste cinque arti, poi ci sono gli aspetti sempre più sottili, parti sempre più piccole del corpo, fino all'atomo, fino a questi innumerevoli atomi. Quindi non c'è un corpo unico, il corpo è fatto di molte parti, poi c'è il corpo e la mente. Il corpo e la mente. Il corpo non è un tutt'uno con le sue parti, con le varie parti del corpo, i cinque arti e così via. Non è un tutt'uno con i cinque arti e non è fino giù, giù, fino agli atomi. Il corpo non è un tutt'uno, il corpo è la base per essere etichettato corpo. Il corpo è ciò che può essere etichettato come il corpo, i cinque arti. Compreso tutte quante le varie parti interiori del corpo, fino ad arrivare giù al minimo, che è appunto la base, è la base per essere etichettato corpo. Il corpo non è uno con le cinque parti, con i cinque arti, non è un tutt'uno con questo. Il corpo non esiste separato da questo. Non è uno con questo, ma anche se non esiste, non esiste neanche separato da questo. Così. Don dame, no, non c'è un sé, non c'è un sé. Perché? E a causa di quello, allora, l'io, arrivando sempre all'aspetto sempre più sottile, l'io non è meramente etichettato dalla mente. L'io non meramente etichettato dalla mente è molto sottile. L'oggetto di negazione da Prasangika, dalla scuola Prasangika, dalla visione della scuola Prasangika, è l'oggetto sottile di negazione. Quindi per cui vedete non c'è assolutamente, lì non c'è neanche un atomo, non c'è. Voi avete creduto a questo da rinascita senza inizio fino adesso. Come vi è apparso e avete creduto a questo al 100%. Per cui ancora, qua da rinascita senza inizio avete questa ignoranza, radice del samsara, che ha lasciato delle impronte negative nel continuo mentale,
nel vedere gli aggregati, la mente, meramente etichettata la mente, a vedere gli aggregati che sono continuità della mente, che ha creato l'etichetta io e che hanno meramente etichettato io, hanno meramente etichettato io sulla base del corpo. Poi il secondo successivo, e se voi non siete consapevoli, non lo realizzate quello a causa delle impronte mentali negative lasciate nell'ignoranza, proiettano e ornano l'io meramente etichettato, e questo orna il vero io come esistente dalla sua parte, mette questa allucinazione su questo, sul l'io meramente etichettato, quello che appare. Non, quello che appare non meramente etichettato alla mente, non meramente etichettato alla mente, come vi appare in questo modo qua, e si crede in quello, e completamente si crede in quello, e quindi non realizzando questo, allora siete completamente afferrati, completamente avvinchiati in questo. Completamente avvinchiati, credete in quello, completamente vi fidate di quello. Ecco perché è successa la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e poi ancora poi sorge buon karma. Si esaurisce il karma positivo, le persone che non praticano la compassione, allora potrebbe succedere la terza guerra mondiale. Credendo in quel vero io, crediamo in quel vero io, allora completamente ci fidiamo di quello, il mio potere, la mia felicità, nel mondo, miliardi di persone. Credono in quello, credono al vero io, e così questa è la ragione per cui affidandosi completamente di questo vero io che voi avete stati creato, che avete proiettato a causa della vostra ignoranza, a causa delle impronte mentali negative, e al di là di tutti quanti gli altri problemi, tutte quante le varie sofferenze che si sono create nel passato e create in questa vita, sempre create nel passato, sofferenze, tutte le sofferenze, 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 e poi ancora sofferenza del dolore, la sofferenza del cambiamento, la sofferenza onnipervasiva di aggregati composti, e quindi vedete. Così non c'è assolutamente modo, a causa di questo, a causa della continua accumulazione di merito e purificazione, allora a causa del sviluppando c'è, cioè, Buddha che non ha errori, questo aumenta sempre di più, aumenta la forza, la devozione. Allora così ricevete le benedizioni del Guru nel vostro campo, nel campo della vostra mente, e quindi naturalmente la mente ha tutte le potenzialità per ottenere l'illuminazione. Perché la mente non è un tutt'uno con l'afflizione mentale, con la rabbia, con l'attaccamento, con le afflizioni mentali. Non è un tutt'uno con le afflizioni mentali, e quindi per questo può ottenere l'illuminazione. E quindi quella è la natura di Buddha che noi stessi abbiamo, che noi abbiamo, la natura di Buddha. Noi non siete ancora Buddha, però non abbiamo ancora le qualità del Buddha, però possiamo realizzare il sentiero dell'Amrim,
seguendo correttamente l'amico virtuoso. E quindi possiamo così ottenere lo stato di Buddha, ottenere la totale cessazione, eliminando completamente tutte quante le oscurazioni. Possiamo diventare, ottenere la totale cessazione di tutte le oscurazioni, ottenere tutte le realizzazioni. Possiamo diventare Buddha. Quindi la mente ha tutte le potenzialità. La mente ha tutte le potenzialità. Quindi uno può ricevere le benedizioni del Guru nel proprio cuore. E anche se voi non conoscete tutte quante le filosofie di Nagarjuna o di Lama Tsongkhapa, tutte quante le centinaia di volumi, così non ricevete, non le conoscete, se voi ricevete le benedizioni del Guru nel vostro cuore, allora questo, una, due parole. Questo aiuta a risvegliare la vostra mente e questo sveglia la vostra mente, aiuta la vostra mente, aiuta, sveglia la vostra mente, la gaccia, l'oggetto di negazione, il falso io è lì ma non lo riconoscete, pensate che sia da qualche altra parte. Quando le condizioni vengono insieme, allora in quel momento, la mente si risveglia, all'improvviso si riconosce. È sempre stato lì, però non l'avevate riconosciuto. Adesso io non. Quando la mente si risveglia, allora all'improvviso potete riconoscere, quindi se voi siete un essere fortunato, allora sarete completamente contenti, completamente contenti, Bodhisattva. Una grandissima, incredibile felicità, una felicità incredibile. Quando si realizza la vacuità, vengono le lacrime agli occhi e quando si realizza questa, allora veramente un. Prima di realizzare la vacuità c'è un'incredibile paura. Non sono sicuro, non so, magari c'è ancora più paura di, c'è ancora più paura che incontrare una tigre nella strada, penso. Penso che quello che. Però proprio dentro, no? C'è un'incredibile paura, un'incredibile paura, però la vostra mente ha creduto da rinascere senza inizio, da rinascere senza inizio, sempre creduto. Ha completamente, si è affidata completamente a questo vero io, questo non quello meramente è, non quello quell'io che appare, quello che è meramente etichettato, ma quello che è ornato come quelle, è completamente vero, come veramente esistente alla sua parte, completamente ci si è affidato, abbiamo vissuto la nostra vita sempre pensando, facciamo tutto quanto per questo io che in realtà è meramente etichettato, ma crediamo che sia veramente esistente. Ecco perché questo da rinascita senza inizio noi abbiamo pensato questo. Quando questo è perso, quando vediamo che non c'è più, allora, quando quello che voi avete creduto fino adesso, vi siete afferrati a questo come ci fosse lì veramente, voi vedete che non c'è più, da rinascita senza inizio non c'è più qualche cosa a cui vi siete afferrati. All'improvviso riconoscete che non c'è, allora in quel momento vi riconoscete che vi siete ingannati, siete stati ingannati non da qualcuno, da Dio, ma che, dalla famiglia, dagli amici, ma vi siete ingannati da soli. Non c'è nessuno a cui dare la colpa. Allora così. Questo è veramente molto scientifico, è completamente scientifico. E quindi non è che io ho la realizzazione della vacuità, niente, non è assolutamente così. Però questi sono i consigli dei miei guru, il mio guru mi hanno spiegato queste cose. È un po' come l'orologio, no? È che l'orologio continua, no? Con la batteria continua, così. In dipendenza da questo, esattamente così, che influenza. Voi vedete la verità, vedete la verità, riconoscendo che è il falso io, riconoscete
E se non riconoscete il falso io, allora non potete assolutamente riconoscere la verità. Quindi, vedete, l'io che è meramente etichettato, l'io che è meramente etichettato come esistente come dalla sua parte, come mero nome, meramente etichettato dalla mente, sulla base valida che sono gli aggregati, e quindi non appare come meramente etichettato dalla mente, è veramente molto sottile, ma è meramente etichettato. Quello meramente etichettato non è lì, non c'è, e quindi potete realizzare la mancanza del sé, e quindi l'attaccamento oscura questo, ci impedisce di realizzare questo, e quindi questo è veramente molto dannoso, è veramente molto dannoso, perché diventa la causa di tutte le sofferenze. È molto buono meditare su questo, per cui adesso finisco questo, basta. Forse ancora una parola, alcuna parola. Se c'è il corpo, per cui per quello che riguarda l'attaccamento, pensare che l'oggetto, il corpo è sporco, allora questo interrompe l'attaccamento. Per esempio, il corpo, pensare che il corpo è sporco, dovevo parlare di questo, però non ho parlato di questo, parlare appunto che il corpo è sporco. Quando il corpo è sporco, il corpo è completamente sporco, e ci sono un sacco di cose sporche all'interno del corpo. Quando pensate al corpo, pensate che è pieno di queste 32 cose sporche. Se il corpo non si lava, allora si comincia a sentire, si sente l'odore di sporcizia del corpo. Se il corpo non è tenuto bene, pulito, non si fa un pochettino di trucco, si mettono un po' di creme, e si spendono un sacco di ore per truccarsi, allora il corpo diventa veramente, sembra molto vecchio. E quindi dall'esterno si cerca di rendere il corpo più giovane, soltanto dall'esterno. Sono delle cose molto piccole. Una volta ero a Delhi ed ero in un hotel, e fuori c'erano delle persone che facevano gli affari, che erano veramente molto, erano un grande attaccamento, ed erano, non so che cosa avevo detto, questo è successo molto tempo fa, non mi ricordo che cosa avevo detto. Loro avevano dei problemi con la loro salute, forse
Penso, ah sì, perché qualcuno mi aveva detto che aveva un grande attaccamento per il sesso. Allora questo uomo mi ha chiesto che cosa poteva fare per diminuire l'attaccamento. Allora forse io gli ho risposto, gli ho detto, ma prova a pensare a quello che c'è dentro al corpo. E così, cerca di cominciare a pensare attraverso la pelle, a dare all'interno che cosa c'è dentro. E non c'è assolutamente niente di bello a cui essere attaccati dentro al corpo. Non si può separare dall'oggetto, no? C'è il sangue. Quindi, invece questo causa paura, causa anche della paura. Anche il vedere il sangue o un ago, anche quel sangue che viene dalla pelle. Alcune persone sono spaventate da quello, anche se il sangue che viene fuori dal corpo ha una gran paura. Anche quello cambia completamente, no? E quindi il corpo all'interno, quando si toglie via la pelle, si toglie via la pelle, non c'è assolutamente niente, tutto quanto il corpo, tutto quello che è all'interno, tutto quanto uguale, sono tutte quante uguali. Si toglie via la pelle, siamo tutti quanti uguali. Dentro il corpo sono tutti quanti uguali, sono dei pezzi di carne tenuti insieme dai muscoli, poi c'è lo scheletro, le ossa, non c'è proprio niente, non c'è niente a cui essere attaccati, non c'è uno che sia più bello dell'altro. E poi c'è lo stomaco pieno di cacca, pipì e tutte quante le cose. È come un gabinetto, è come un gabinetto. Esattamente come un gabinetto. Per cui, se voi avete attaccamento per queste cose qua, in cui vedete l'attaccamento, non vuole pensare a queste cose. L'attaccamento non vuole pensare a queste cose qua. Crea il suo mondo, l'attaccamento crea tutto il suo mondo, proietta e crea il suo mondo, non vuole assolutamente a pensare a tutte queste cose sporche, non crede in queste cose, è una totale allucinazione. Per cui vedete come l'attaccamento vi inganna continuamente nel samsara, diventa la causa di mantenervi nel samsara continuamente, e così si è incapaci di seguire correttamente l'amico virtuoso, di praticare i tre stadi. Non ci si può liberare da samsara, non possiamo liberare gli innumerevoli esseri senzienti a causa di questa visione. Ora, adesso ci sono innumerevoli esseri senzienti che non possono essere liberati dalle cellule sovrane di samsara. Non perché non realizzate? Perché non avete realizzato il sentiero e non avete particolarmente la realizza che percepisce direttamente la vacuità. Non avete ottenuto questo. E quindi, e quindi ancora non potete portarli allo stato di Buddha, alla totale cessazione di tutte le oscurazioni e il completamento di tutte le realizzazioni e condurre tutti quanti alla felicità incomparabile dell'illuminazione. E così, ecco come l'attaccamento, la rabbia e l'ignoranza sono così la radice del samsara. Questo è quello che fanno a voi, quello che vi ingannano completamente. E quindi oscurano, danneggiano voi, hanno oscurato la vostra mente da tempo senza inizio fino ad ora. Ed ecco, così in questa vita non vi hanno permesso di studiare il Dharma, particolarmente il Lamrim, e non avete praticato il Lamrim, non avete realizzato gli innumerevoli. E quindi state ancora soffrendo nel samsara. Così. Non solo non riuscite a ritagliare gli altri esseri senzienti, ma non riuscite neanche a aiutare voi stessi. E quindi ancora prima di tutto, dovete praticare questo,
dovete praticare questo e comprendere come questi sono gli svantaggi, i pericoli che derivano da questo, e quindi che questo distruggono completamente i vostri meriti, e senza i meriti non potete avere, i meriti sono la causa della felicità, senza i meriti non potete avere il successo della vostra felicità in assoluto, non potete avere alcun successo nella vostra felicità dei vostri meriti. Quindi la rabbia distruggono i vostri meriti, la rabbia, il rancore distruggono la vostra illuminazione, la liberazione, come ho menzionato, e questi l'hanno distrutta, la vostra felicità da rinascita senza inizio, da tempo senza inizio, da rinascita senza inizio, quindi come ho detto, ho menzionato che il Bodhisattva Siddhigarbha ha detto nel Bodhisattva Charyavatara, per 1000 eoni voi avete accumulato e merite facendo l'offerta agli esseri senzienti. E avete fatto offerte a coloro che sono andati nella beatitudine, ovvero i Buddha, per 1000 eoni, ma sorge la rabbia o l'eresia verso un bodhisattva. Non avete bodhicitta, ma qualcuno che ha bodhicitta, però voi non sapete chi è che ha bodhicitta, chi è un bodhisattva, chi è un Buddha, non potete saperlo. Ieri sera l'ho spiegato, come l'esempio di Asanga. E ha visto che ha visto il cane, non sapete chi è bodhisattva, chi è Buddha, chi non è Buddha, chi è un Buddha, chi sono bodhisattva, non potete saperlo, non si può dire, non potete giudicare quello che voi, non potete giudicare con la vostra mente, quello che voi conoscete è soltanto la vostra mente, ciò che voi conoscete è soltanto la vostra mente, quello che voi conoscete, niente altro di fuori. Quello che voi conoscete è soltanto la vostra mente, non conoscete niente altro di quello che c'è al di fuori. E quindi far sorgere eresia o rabbia nei confronti di Buddha Bodhisattva per un secondo, questo distrugge i meriti che avete accumulato per migliaia di eoni nel fare la carità a tutti quanti i Buddha e così via. E quindi questi sono gli svantaggi, i pericoli, però se voi praticate pazienza, se voi praticate, è come la rabbia è dannosa, altrimenti se voi non pensate agli svantaggi e pericoli della rabbia, allora non lo sapete neanche, non avete neanche paura di generarla, sempre siete amici della rabbia, se non sapete quali sono i pericoli, che cosa vi causano. Se qualcuno fa qualcosa di sbagliato e così via, vi guarda in un modo sbagliato, allora vi arrabbiate. E quindi vi dice qualche cosa che non vi piace, vi arrabbiate. E quindi è molto importante capire ora, dopo questo, quante volte vi siete arrabbiati a un bodhisattva. Quante volte vi siete arrabbiati con un bodhisattva, con un Buddha? E quindi se voi vi arrabbiate con un Buddha, per innumerevoli Buddha, innumerevoli bodhisattva, innumerevoli bodhisattva, adesso un Buddha, se voi vi arrabbiate per un secondo con un Buddha, quindi allora è molto, molto, molto più dannoso, innumerevole, come essere. È come arrabbiarsi per innumerevoli aree bodhisattva. Ogni secondo che si fa sorgere una secondi
Vabbè, allora migliaia, migliaia, 10.000, 100.000 eoni di eoni, meriti accumulati vengono completamente distrutti. Sono completamente distrutti. Poi, oltre a questo, se uno si arrabbia con il guru, tutti Buddha, che è la manifestazione di tutti quanti Buddha, della manifestazione di tutti quanti Buddha, scusate, che sto facendo, scherzando così, magari vi può rimanere in mente di più, no? Se vi arrabbiate per un secondo, adesso non ho ancora visto, no, sono nel testo, sulla base di quello che dovrebbe essere detto nel testo, non lo so, potrebbe essere milioni di eoni, i meriti vengono distrutti, i vostri meriti vengono completamente distrutti per milioni di eoni, così. Se voi vi arrabbiate con il guru, è come arrabbiarsi con innumerevoli Buddha. Se voi compiacete il guru, è come compiacere gli innumerevoli Buddha. Ribu Rinpoche, che è uno dei miei guru, aveva detto: a casa di Richard, io sono andato una volta a fare un ritiro di un mese lì. Rinpoche stava facendo il ritiro di Vajrayogini. Rinpoche stava ripetendo, si diceva se il guru è contento, Mahakala è contento, il protettore della compassione è contento, il protettore della compassione, della moralità, Kalarupa e della moralità. È in relazione ai tre sentieri, Bodhicitta e Mahakala, e la vacuità è Kalarupa e la rinuncia è Namtosse. La rinuncia è Namtosse. È in relazione ai tre aspetti principali del sentiero. Kalarupa è in relazione ai tre aspetti principali del sentiero e gli altri sono i tre: la rinuncia, Bodhicitta e Sunyata. Allora, se il guru è compiaciuto, allora Mahakala è compiaciuto. Per cui, se il guru è dispiaciuto, Rinpoche stava ripetendo sempre questa, era veramente molto interessata questa cosa qua. E lui stava ripetendo questa cosa, stava ripetendo questo. Quindi dovete conoscere nel vostro cuore che è molto importante praticare ciò che è molto importante. Questa è la pratica più importante. È la pratica più importante per ottenere velocemente l'illuminazione. Per quanto voi siete in grado di quanto karma negativo nella vostra vita avete accumulato nella vostra vita, allora ogni volta che voi compiacete il guru, quello purifica tutto quanto. Questa è la cosa migliore. E poi c'è la pratica Vajrasattva, ci sono tantissime altre pratiche, però una delle pratiche più importanti è quella di compiacere il guru. Ogni volta che voi siete in grado di compiacere il guru, quello purifica il karma negativo molto pesante. Questo è il modo più veloce per accumulare i meriti più estesi, e questo è il modo per ottenere velocemente l'illuminazione. Quindi dovete cercare di scrivere questo e di mantenerlo in mente, scriverlo nel vostro cervello, e quindi dovete intagliarlo nel vostro cervello. Quella è veramente molto 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 importante, molto molto molto, la cosa
la cosa più importante che le persone non conoscono, la maggior parte delle persone non conoscono, però anche alcuni buddisti non lo sanno, per cui quando voi vi arrabbiate, indipendenza verso chi vi arrabbiate, molti tibetani, ci sono molti tibetani che si sono arrabbiati verso Sua Santità dicendo che lui non dà la libertà religiosa perché non permette di praticare Dolgya. E se i bambini fanno degli errori, fanno qualcosa di sbagliato nella loro vita, il padre è responsabile, il padre e la madre sono responsabili di correggere i figli che loro non sanno che sta, ciò che diventa un danno per la loro vita e danneggia anche gli altri. Quindi il padre è responsabile di correggere i figli. Non è una questione di non dare la libertà. Il padre è responsabile di dare la vera libertà. Per avere una vera libertà, il padre lo dà, però non lo notano, pensano che il padre non dà la libertà. No, no, dicono: ah, no, voglio stare a scuola, non voglio andare a scuola, voglio giocare tutti i giorni. Ah, questa è la libertà. Quindi, anche in Occidente si parla tanto di libertà, si parla di libertà, ma in realtà i bambini che non vanno a scuola giocano tutti i giorni, i genitori, cioè, quella è la libertà, quello lo lasciano fare quello che vogliono, certo, allora che cos'è questo? Cosa vuol dire questo? I bambini non imparano niente, giocano tutto il giorno, non imparano assolutamente niente. È questa la libertà? E quindi poi, dopo quando crescono, come che non riescono a trovare il lavoro e non trovano a trovare, non avere nessun tipo di educazione, eccetera. Allora, quindi è responsabilità dei genitori educare i figli. Quindi Sua Santità, che è come Buddha Sakyamuni, è come il fondatore del buddismo nel mondo adesso, e Sua Santità adesso era nel mito passato. Sua Santità è il Buddha nel mondo, quindi che cerca di preservare e diffondere il Dharma, e quindi se lui non corregge le cose che sono sbagliate, chi è corretto? Chi può correggere? Chi può correggere? Se lui non lo fa, chi lo può correggere? Chi può correggere? Questo è veramente importante, capire questa cosa qua. Quindi faccio questo esempio molto chiaro dei bambini, no? I bambini, se vogliono la libertà, certo, sì, però i genitori devono correggere i figli, perché altrimenti distruggono la loro vita, capite? Capite? È la stessa cosa, uguale, uguale. Ah, scusate. E quindi se molte persone credono, si arrabbiano con Sua Santità, lo criticano, anche soltanto il Bodhisattva, scusate. Sì, adesso mi fermo qua, ok. Incredibile, incredibile, loro distruggono i loro meriti, incredibile, molti eoni, ogni volta, mille eoni, quando un bodhisattva, semplicemente guardando un bodhisattva, anche se sta guardando Buddha, poi naturalmente Buddha poi diventa la causa, questa è Buddha Sakyamuni. E questa era una predizione di Buddha Sakyamuni, che sarebbero stati domati da Cianresi, guidati e quando gli insegnamenti di Buddha sarebbero degenerati in India, sarebbero andati in Tibet. E poi Sua Santità è stato predetto da Buddha Sakyamuni. E quindi se uno si arrabbia con il genere eresia nei confronti di Sua Santità Dalai Lama, distrugge tantissimi meriti. I meriti vengono completamente distrutti.
quindi si ritardano le realizzazioni, c'è la sofferenza negli inferni, quindi quando voi vi arrabbiate, in dipendenza a chi, verso cui uno si arrabbia, allora i meriti si distruggono. Ecco, questa è una cosa, i meriti si distruggono. Poi la seconda dipende da chi, verso chi si è il secondo, si ritardano le realizzazioni. Se voi dovete realizzare la realizzazione di rinuncia, realizzare le vacuità, vengono ritardate di migliaia di eoni, dipende da cui, verso chi si genera rabbia, vengono completamente tardate. E poi ancora sperimentate le esperienze delle sofferenze nei reami inferiori, negli inferni, per eoni e eonini. Prima dovete conoscere queste cose, dovete conoscere, dovete sapere, dovete avere la paura di rinascere, non, dovete avere la paura, dovete comprendere questo, dovete comprendere questa cosa qua. Ok? Quindi ci sono è molto importante nella vita, molto importante nella vita. Ok? Se voi non praticate la pazienza, altrimenti per quale motivo la vostra vita diventa niente, ok? Quindi vi sembra, ok? Adesso avete capito la rabbia, ok? È molto dannosa. E quindi dovete praticare la pazienza, che è molto importante, così avete capito come la rabbia e il rancore sono dannosi. Quindi è molto importante la mia prima richiesta. È molto importante che voi scriviate queste cose nel vostro libro, di arrea. Scrivetelo. Se voi non avete danneggiato gli altri in questo modo, se voi non avete danneggiato agli altri, nessuno vi danneggerà. Nessuno vi danneggerà. Se voi non avete danneggiato gli altri, nessuno vi potrà danneggiare. Se voi non avete danneggiato nessuno, non avete danneggiato gli altri, vi danneggerà, nessun altro vi danneggerà. Questo è veramente molto importante, molto importante, molto importante, molto importante, molto importante. Ecco, quella è veramente una grande importante. Questa è un'altra motivazione per praticare la pazienza. Quindi, se voi potete ricordarvi di quello, è impossibile arrabbiarsi. Altrimenti se gli altri, come risultato, se voi, gli altri si arrabbiano, gli altri si arrabbieranno con voi. Se voi vi arrabbiate una volta, loro si arrabbieranno con voi per 100 vite. E questo diventa semplicemente da un momento di rabbia, allora ancora migliaia, migliaia, milioni, milioni di volte gli altri si arrabbieranno con voi, vi danneggeranno, torneranno a danneggiarvi continuamente, ok? Capite?
Se voi non aveste danneggiato gli altri, gli altri non vi possono danneggiare. Questa è la cosa più importante. Questa è la cosa più importante, quindi state attenti a non danneggiare gli altri. Dovete avere paura di danneggiare gli altri, ok? Non dovete assolutamente danneggiare gli altri, perché noi, voi non volete, voi volete, perché voi volete essere felici, non volete l'insofferenza. Se nel passato, se voi avete danneggiato gli altri, allora gli esseri senzienti mi danneggiano. Quindi ricevo questo danno perché gli esseri senzienti mi stanno danneggiando, sta succedendo perché io ho danneggiato nel passato. Per quale motivo questi qua nel passato io ho danneggiato gli altri, e quindi io mi merito di essere danneggiato, perché io stesso ho causato danno agli altri. Quindi prima di tutto le prime due sono le più importanti, veramente molto importanti. Dovete ricordarvi di questo quando voi vi arrabbiate. Quando vi arrabbiate dovete ricordarvi, prima di arrabbiarvi, prima di far sì che la vostra mente diventi, si arrabbi, dovete cercare di ricordare quello, se la rabbia è già arrivata, allora è difficile. Però prima di arrabbiarvi è molto importante, molto importante, molto importante. È veramente molto importante. E quindi anche ora vedete nella vita, anche una zanzara che vi una zanzara vi punga, oppure trovate una pulce nel letto di quelle che salta, e queste vi pungono, o una persona per la strada vi urla dietro, anche una persona che non vi conosce vi spara, una vostra famiglia che si arrabbia, o qualcuno che vi sgrida. Qualsiasi cosa succede nella vostra vita, qualsiasi cosa indesiderabile, qualsiasi cosa indesiderabile che succede nella vostra vita, qualcosa che non vi piace, delle forme, delle parole, qualsiasi cosa che succede nella vostra vita che vi faccia arrabbiare, qualsiasi cosa che è il risultato del vostro karma, è tutto il risultato del vostro karma, del vostro di aver danneggiato gli altri. Dovete pensare in questo modo. Qualsiasi cosa che voi sperimentate, ogni cosa è il risultato di quello che voi avete fatto agli altri. Questo è quello che è importante, è molto importante. Quindi dovete praticare la pazienza. Quindi così non vi arrabbiate, la mente è completamente rilassata, rimane pacifica. Praticate la pazienza. È veramente ottimo. Così, quindi praticate la pazienza e la vostra mente è felice. E quindi anche voi stessi siete contenti, perché queste persone che sono arrabbiate con voi, voi avete fatto sì che loro l'hanno causato, così voi nel passato avete danneggiato, poi qui e siete del vostro, non è del loro errore, è il vostro errore, viene dal vostro karma, viene dal vostro karma. E quindi è così, questa persona che si sta arrabbiando con voi in questo modo mi fa, facendo purificare il mio karma negativo, mi fa per purificare il mio karma negativo del passato, danneggiandomi purifica il mio karma negativo. Quindi questo è il modo di praticare la pazienza. Così
Quindi, così. Quindi vedete, è veramente ottimo, per favore. Scrivetevelo, scrivetevelo nel vostro diario. Avete capito? Adesso Roger ha detto che sta per imparare il tibetano nella vita successiva. Gli ho detto, deve imparare, la prossima vita deve imparare il tibetano. Ho fatto l'osservazione e gli ho detto di fare, e lui non ha scritto le puge, e quindi c'era sempre qualcosa di stato. L'ho mandato ai centri e Geshe non riesce a capire, e quindi è tornato indietro. E quindi ho detto che lui in una vita deve imparare solo il tibetano, deve impiegare una vita per imparare una vita, un tibetano in una vita, quindi la prossima vita lo farò. Forse a quel tempo io non parlerò più tibetano. Non so, forse divento un cane, non posso neanche parlare, non posso neanche parlare tibetano. O un canguro, diventerò un cane o un canguro? Un canguro a Kangaroo Island. Ok. Il mio karma ha persuaso quella persona, è stato il mio karma ha persuaso quella persona, per questa ragione ricevo adesso questo dano, qualsiasi cosa, problemi di relazione, problemi, quindi per questa ragione ricevo questo dano. In questo modo io non ho fatto, e a causa di questo ho fatto sì che quell'essere senziente sia perso nel buco dell'inferno. Quindi, a causa del mio karma negativo, questa persona che mi sta danneggiando in questo momento sta creando karma negativo. Però questa persona fa sì qua rinascere nei reami inferiori a causa del fatto che mi deve danneggiare, a causa del mio karma. Quindi questo vuol dire voi avete causato che quella persona, infatti sì che quella persona crede il karma negativo nel danneggiarvi, e quindi il risultato poi sarà quello di andare negli inferni, e voi stessi avete causato questo. Questo è il modo, anziché generare rabbia e rancore e di litigare in quel modo lì, fate generare la compassione incredibile, compassione incredibile. E così, vedete, questa è veramente compassione insostenibile. E quindi non potete, una compassione incredibile, non potete perlomeno, se non potete parlare con quella persona, pregate che quella persona non rinasca mai più nei reami inferiori. E quindi l'unica cosa che possiamo fare è recitare Mani Padme Hum. Qualsiasi cosa potete fare per aiutare quella persona, dovete farlo. Così. È veramente molto, molto buono praticare la pazienza, e perché questo vi porta all'illuminazione. Questo è anche menzionato nel
nel testo della liberazione del palmo della mano, la persona che vi picchia con il bastone, con rabbia, che vi picchia con rabbia, voi non vi arrabbiate con il bastone, non vi arrabbiate con il bastone, perché il bastone è usato per danneggiarvi. Normalmente le persone pensano a voi, non danneggiate il bastone, ma danneggiate la persona. Le persone pensano in questo modo qua. E quindi vogliono picchiare e distruggere la persona. Quindi ora, adesso, analizzando bene, quello che dice Papun Karimpo c'è, è anche la persona, il corpo della persona, anche il corpo della persona, anche il corpo della persona è mente, la mente che ha questa persona che è arrabbiata con me, è utilizzata dalla rabbia. La rabbia utilizza il corpo, non c'è assolutamente libertà, come il bastone non ha libertà, quella persona non ha, il corpo e mente non hanno libertà. Sono completamente usati dalla rabbia della persona e quindi usa il bastone per picchiare. Quindi usano il corpo e la mente, sono completamente usati dalla rabbia. La mente non è, il corpo e la mente non sono per niente liberi perché sono a servizio della rabbia. E quindi, per questo, quindi dovete cercare quindi potete poter fare per aiutare, per pacificare la rabbia di queste persone. Dovete fare qualsiasi cosa per pacificare quella persona. Il Geshe Kadampa Chekawa dice dare tutta la colpa, qualsiasi cosa succede nella vostra vita, qualsiasi, proprio piccolo o grande, qualsiasi cosa che succede nella vostra vita, immediatamente dovete dare la colpa a una cosa, al vostro attitudine autogratificante, all'egoismo, verso gli altri esseri senzienti. Quello che voi dovete pensare, compresa la persona che è arrabbiata con voi, che vi sta abusando, compreso quello, tutti quanti, compreso tutti, soltanto l'unico che dovete meditare sulla gentilezza degli altri. Questo il Geshe Kadampa Chekawa diceva questo appunto. Questo è l'insegnamento del Geshe Kechawa nell'addestramento mentale. È molto importante dare la colpa a uno. Questo è. Quindi questo è immediatamente, è importantissimo. Quando gli altri pensate soltanto alla gentilezza. Ne ho detto ieri, no? Appunto, nei 7 punti dell'addestramento mentale, questo è quello che dovete fare. È veramente una grande. È molto importante dare la colpa a uno e velocemente. Dare la colpa a uno e immediatamente verso gli altri praticare e meditare soltanto sulla loro gentilezza. Ve ne ho parlato ieri, quando tutte quante le vostre esperienze del passato, presente e futuro, le felicità le vengono da tutti gli altri esseri senzienti. Queste, comprese Buddha Dharma e Sangha, vengono da questo. Dovete pensare così. Anche la persona che abusa di voi, quindi pratica. Non dovete generare rabbia, dovete generare soltanto, ricordarvi soltanto che volete aiutare, che volete soltanto avere il pensiero di aiutare e ricontracambiare la loro gentilezza, pensando di praticare la pazienza e quindi pensare alla pazienza. Quindi al di là della pratica della pazienza, ok? Adesso mi fermo qua, ok? Sì.
Quindi i fenomeni sono creati dalla mente. I vostri fenomeni sono creati dalla vostra mente. Create. I vostri fenomeni sono creati dalla vostra mente. La mente è l'aspetto principale prima di uscire nel corpo e nella parola. Questo è menzionato nel Dhammapada. Quindi dovete pensare in questo modo qua, praticare la consapevolezza di questo. Qualsiasi cosa viene dalla vostra mente. L'inferno viene dalla vostra mente, il vostro samsara viene dalla vostra mente, il vostro nirvana viene dalla mente, ogni piacere della mente viene dalla mente. Tutto quanto, questa è la radice, questa è la radice è di tutto quanto. Dovete fate questo, non è impossibile arrabbiarsi. E questa è la migliore, è uno dei modi migliori per praticare la pazienza. Non c'è modo di arrabbiarsi. Grazie, grazie tantissimo. Cose di quanti meriti del passato, del presente e del futuro, accumulati da me stessi, degli innumerevoli ributi, innumerevoli ributi. Possa la bodhicitta essere generata nel cuore di tutti quanti gli esseri senzienti che sono stati la nostra madre, che sono stati gentili verso di noi da tempo senza inizio, nei tre tempi. Possa generare in tutti quanti gli esseri senzienti in questo mondo, forse nel cuore di tutti quanti gli esseri senzienti, anche particolarmente nel cuore di tutti quanti noi qui dentro, e anche le nostre famiglie, membri della famiglia, quelli che sono morti tantissimo tempo fa, anche quelli che sono ancora vivi. Possa bodhicitta essere generata nel cuore di tutti i cuori. Questo senza tardare neanche un secondo, posso dire senza tutti gli studenti, tutti quelli che si affidano a me, quelli che hanno chiesto di pregare per loro. È così, quindi, e posso sviluppare il Bodhisattva, posso aumentare sempre di più. Kone gondo ape o sho de kare la ve gure singamandi penda yen de wa ya malu a june jere se wa den de ja so yi chabe se de ba do Dendro zi Donje nyenje zongdo jebe Cheje sanze kanche Dendro ga chana pe mo Dende ya zol Sowa de so she de alundro Io che esiste come vero nome. E c'è da Buddha che esiste come vero nome. Lead. E guidare tutti quanti gli esseri senzienti che esistono come vero nome a quello stato di Buddha che esiste solo completamente da solo.
Tutti i meriti possono aumentare. 100.000. Tutti quanti i mantra per aumentare i meriti. Thank you very much. Mm-hmm.